Bene, buonasera. Eh, buonasera a tutte e a tutti, eh, grazie di essere intervenuti così numerose e numerosi e grazie eh, soprattutto diciamo, ai due nostri ospiti eh, di Parigi e di Berlino. Uh, Jérôme Cumet che è il maire du 13 arrondissement di Parigi e Stefan von Dassel uh, che è il sindaco, mi dispiace la traduzione in italiano ma non ce la faccio a dirlo in tedesco, <ride> uh, che è il sindaco del distretto Mitte di Berlino. Grazie uh, infinite di aver accolto questo nostro invito. Uh, perché questo incontro? Eh, chi amministra Roma, ma anche chi è amministrato, credo che è ormai è evidente che eh, così come è impostata la governance della città non è possibile per chiunque governi ottenere dei risultati soddisfacenti. C'è eh, un grande bisogno di eh, cambiare le regole del gioco. Eh, la governance diciamo, è stata uno eh, dei punti fondamentali della campagna elettorale di Sabrina Alfonsi a Presidente del Municipio e anche della sua lista civica eh, che si è formata in quell'occasione e che è costituita da professionisti eh, che si sono voluti impegnare diciamo, eh, nella politica anche se continuano a fare molto bene il loro lavoro. Una lista che è anche il frutto di, dei processi di partecipazione che abbiamo promosso nella giunta precedente, sempre presieduta da Sabrina, ehm, per proprio coinvolgere la cittadinanza nelle scelte eh, della nostra azione politica e anche per risvegliare quell'attivismo eh, attivismo civico. Eh, che forse era stato un po' avvilito dalla cattiva politica. Dopo le elezioni il gruppo ha continuato a lavorare, ad incontrarsi e ad organizzare eh, questo incontro a cui ha lavorato molto. Eh, io oggi sostituisco Camilla Buitoni che purtroppo. Uh, non è potuta stare con noi qui stasera, ma la voglio ringraziare uh, a nome di tutto il gruppo, uh, anche con stima e con affetto per il grande lavoro che ha svolto in questi mesi. Stiamo realizzando uh, come giunta un piccolo uh, vocabolario delle competenze. Eh, proprio per far capire meglio le ragioni per le quali l'attuale decentramento non funziona, ma non potrà mai funzionare. Eh, oggi vorrei eh, diciamo, estrarre diciamo, da questo piccolo vocabolario che stiamo preparando un piccolo pezzo che riguarda le scuole e ringrazio l'assessore Figatta Lamanca per eh, tutte le informazioni che mi ha fornito. Uh, prendiamo ad esempio gli asili nido e le scuole d'infanzia uh, dove ci sono anche competenze del municipio per le scuole di altri ordini e gradi la situazione è ancora più complicata perché lì entra in ballo anche la città metropolitana uh, manutenzione ordinaria dell'edificio spetta al municipio ad eccezione della piccola. Manutenzione, parliamo, non so, sostituzione di lampadine, serrature, che invece spetta al Dipartimento Scuola attraverso un appalto che si chiama Global Service. Manutenzione straordinaria dell'edificio eh, spetta al Dipartimento Lavori Pubblici, il Dipartimento Simo del Comune di Roma. Manutenzione degli impianti. Spetta al Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Roma, ad eccezione degli impianti elevatori e anti-intrusione, che spetta alla città metropolitana. Manutenzione dei locali adibiti a cucina e refezione. Per gli asili nido, spetta al Municipio, per le scuole di infanzia, al Dipartimento Scuola. Forniture di attrezzature per la cucina e lavanderia. Spetta al Dipartimento Scuola, ma la questione è controversa. Manutenzione del verde. Dipartimento Scuola. Ma poiché su, per asili nidi e scuole dell'infanzia. Ma poiché sul verde le competenze sono diverse a seconda dell'ordine del grado della scuola in alcune c'è il municipio, in altre il Dipartimento Ambiente, in altre ancora la città metropolitana, capite bene che per la manutenzione di aree verdi, di complessi scolastici che ospitano scuole di diverso ordine e grado, non si capisce assolutamente di chi è la competenza. D'erattizzazione, vi ricordo che parliamo ancora di scuole, di uno stesso edificio. Spetta al Dipartimento Ambiente, fornitura idrica ed elettrica spetta al Dipartimento Lavori Pubblici del Comune. Fornitura di servizi telefonici ed internet spetta al Dipartimento Innovazione Tecnologica. Refezione. Dipartimento Scuola. Il menu è fissato dal Dipartimento, ma la vigilanza e l'autorizzazione a menù speciali. Spetta al Municipio, così come la determinazione delle quote contributive. Personale: il personale e le supplenze di lunga durata sono gestiti dal Dipartimento personale del Comune di Roma. Le supplenze brevi sono assegnate dal Municipio, però su graduatorie formate dal Dipartimento. Potrei contare, eh, continuare. Eh. Potrei continuare su arredi, potrei continuare su arredi, cancellerie, pulizie, concessioni di spazio sempre per le scuole, ma potrei anche parlare di lavori pubblici, di commercio, di ambiente dove lì è ancora più complicato. Quindi credo che siano abbastanza ovvie le ragioni per le quali abbiamo pensato di organizzare questo incontro. Vogliamo riaprire la discussione su questo e vogliamo confrontarci con altre realtà europee, e appunto per questo abbiamo inviato, invitato scusate, eh, i mini sindaci eh, delle città di Parigi e di Berlino, che sono qui con noi e che ringrazio di nuovo. Eh, io ora. Do la parola alla Presidente del Municipio Roma 1 Centro, Sabrina Alfonsi. Sì, grazie e benvenuti a tutti, sono felice che la sala è piena, sono felice perché sembra un tema che non interessa, invece io continuo a dire con tutti i miei interlocutori che la città oramai si è resa conto del fatto che questo è il tema. Eh, se, con solo la risoluzione di questo tema sicuramente non si risolve il problema di Roma, ma se non risolviamo questo sicuramente tutti gli altri problemi non li riusciamo a risolvere. Diciamo che nelle pagine dei, dei maggiori quotidiani romani della cronaca eh, Roma viene definita spesso come una città ingovernabile e oramai si dà questa affermazione senza lasciare nessuna possibilità. Ma per chi come me ha voluto assumere su di sé gli oneri e gli onori di amministrare il municipio più rappresentativo e difficile della città, è necessario provare a dare una risposta alla domanda come si governa Roma, con quali strumenti è possibile amministrare il comune più grande d'Europa, più grande di Berlino, di Parigi, di Madrid, di Mosca, di New York che ha un territorio che è pari alla somma delle nove maggiori città italiane, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania. Roma è l'unica città europea con più di 3 milioni di abitanti e 150 mila ettari di territorio, tutti riuniti in un solo comune. Una situazione che ha portato nel corso dei decenni alla costante ricerca di strumenti straordinari di amministrazione e a sviluppare una vera e propria cultura dell'emergenza. Quell'emergenza che pesa come un macigno sulla stessa vita quotidiana della città, come sappiamo tutti benissimo, dalla manutenzione delle strade ai trasporti, dal verde ai rifiuti. Tutte le competenze sono accentrate sul Campidoglio. E anzi, con la legge sulle città metropolitane, Roma ha ampliato la propria zona di influenza e responsabilità a tutta l'area dell'ex provincia. In Europa si è andati esattamente nella direzione opposta e tutte le maggiori capitali, seppur in misura diversa tra loro, si caratterizzano proprio per una marcata diversificazione dei poteri e delle competenze. In capo ai vari livelli istituzionali di governo. Roma è stata la prima delle città italiane a sperimentare il decentramento. Oggi, a distanza di 50 anni, siamo di fronte a un'evidenza inconfutabile. Quel modello, anche con le variazioni intervenute nel corso degli anni, non è più adatto a governare la città. Una delle critiche che possiamo fare alla Giunta Alemanno è è di non aver colto l'occasione della riduzione dei municipi da 19 a 15 per tentare una vera riforma, un ripensamento strategico del decentramento. L'esperienza del mio mandato in questi ultimi anni ci ha dimostrato ampiamente che il Campidoglio non può avere la forza di realizzare da solo il decentramento che sarebbe necessario. Nella precedente consigliatura, infatti, Fin dal suo insediamento, la Conferenza dei Presidenti di Municipio aveva chiesto al sindaco Marino e alle forze della maggioranza di fare ogni sforzo per rendere effettivo il decentramento dei poteri dei municipi. Avevamo chiesto l'istituzione delle ragionerie decentrate allo scopo di snellire i tempi delle procedure amministrative. Avevamo chiesto di individuare meccanismi certi all'interno del bilancio per fare in modo che le maggiori entrate provenienti dagli accertamenti di natura tributaria rimanessero a disposizione dei municipi che l'avessero realizzate. Questo anche nella prospettiva di far crescere una vera cultura del governo di prossimità. Non ci sarà mai infatti una rara autonomia senza la responsabilità di trovare le risorse per attuare le politiche, le politiche locali. Avevamo chiesto di essere coinvolti nella redazione dei contratti delle aziende che gestiscono i servizi pubblici locali, soprattutto per Ama, per poter scrivere noi il pezzo riguardante il nostro territorio e poi essere protagonisti nella fase di monitoraggio dei servizi resi ai cittadini. Avevamo chiesto l'assegnazione ai municipi della competenza sulle aree verdi di carattere locale e paradossalmente questo trasferimento di competenza sulla carta c'è stato, però non sono state trasferite né le risorse economiche né le risorse umane necessarie a rendere possibile questo decentramento. La conferenza dei presidenti è stato un primo tentativo di coinvolgere direttamente i municipi nel governo della città e migliorare il quadro della ripartizione delle competenze. Un tentativo che però ha prodotto poco in termini di risultati concreti, anche perché il percorso avviato è stato interrotto bruscamente e la nuova sindaca non sembra avere intenzione di riprendere il filo di quel discorso. Oggi i municipi di Roma hanno le mani legate, i loro rappresentanti vengono eletti direttamente dai cittadini, ma sono senza bilancio, esercitano funzioni delegati riguardante soprattutto l'erogazione dei servizi sociali ed anagrafici. Al contrario, nelle metropoli europee le municipalità sono veri e propri comuni con un sindaco, un bilancio proprio o costruito insieme a loro competenze in tema di urbanistica e controllo del territorio, manutenzione e servizi sociali, come meglio diranno dopo di me gli ospiti stranieri. Roma appare come una città inceppata, in grande sofferenza, in cui il livello della qualità della vita cala di anno in anno. Una città che si sta svuotando di residenti nel suo centro storico e che ogni giorno subisce l'invasione di centinaia di migliaia di pentolari che abitano fuori dal raccordo e nei comuni di prima fascia, per poi tornare a svuotarsi ogni sera. Una città dove le conseguenze della crisi economica, aggravate dal progressivo esaurirsi della spinta dei motori che da sempre ha trenato nella città il turismo, le commesse pubbliche, l'edilizia, hanno impoverito il ceto medio ed esaltato le diseguaglianze sociali. Al fenomeno della crescita delle periferie e dell'Interland si è cercato di rispondere con un'organizzazione policentrica della città, ma la risposta non ha funzionato. Non hanno funzionato perché i nuovi quartieri molto spesso non hanno beneficiato delle infrastrutture e dei servizi necessari, a volte nemmeno di quelli primari. Parliamo di parti della città dove vive l'80% dei romani dove maggiore è il disagio sociale, dove l'assenza delle istituzioni e, ahimè, della politica si è fatta particolarmente sentire. Strumenti inadeguati, macchina amministrativa obsoleta e paralizzata da inefficienza e corruzione, e sì, anche una classe politica non all'altezza del compito, sono stati i fattori che hanno prodotto il risultato che questa città, negli ultimi anni, non venisse amministrata come sarebbe stato necessario. Per affrontare tutto questo serve innanzitutto che la questione di Roma venga considerata come una questione nazionale. La nostra idea è che la città può risollevarsi soltanto se saremo in grado di elaborare un nuovo modello di sviluppo e di realizzare le condizioni istituzionali politico e amministrative per poterlo affermare. Fin dalla prima legislatura, e parlo della prima, nel Parlamento italiano si sono svolti numerosi dibattiti e riflessioni sul ruolo e sull'ordinamento di Roma e negli anni sono state presentate diverse proposte di legge su questo tema, senza che però si arrivasse mai a una posizione condivisa. Storicamente, il Comune di Roma non ha ottenuto particolari benefici dallo status di capitale della Repubblica, tanto che i contributi dello Stato per la spesa corrente in termini pro capite sono stati, almeno fino al 2008, inferiori alla media nazionale. A parziale compensazione, si è più veduto negli anni, mediante l'emanazione di alcune norme speciali. Come la legge per Roma Capitale del 1990. E per promuovere uno sviluppo equilibrato e moderno della città, ci si è sempre affidati alla legislazione di sostegno ai grandi eventi, le Olimpiadi del 60, i Mondiali di Calcio del 90, il Grande Giubileo del 2000. Solo con la legge costituzionale del 2001, che ha apportato le modifiche all'articolo 114 della Costituzione, viene riconosciuta la necessità di un ordinamento speciale per la capitale della Repubblica e l'urgenza di definire un assetto nuovo e più efficace per il governo delle maggiori aree urbane del Paese con la previsione delle città metropolitane. A Roma le due dimensioni, quella della specialità in quanto capitale e quella di metropoli, che condivide con le altre città italiane, sono assolutamente dimensioni inseparabili. Roma ha bisogno di un ordinamento differenziato perché è chiamata ad assolvere a compiti e funzioni che riguardano strettamente la nazione, ma ha anche bisogno, e oggi più che mai, di un efficace modello di governo metropolitano perché rappresenta il fulcro di un'area vasta con più di 4 milioni di abitanti, perché alcune delle sue infrastrutture, le più importanti, sono colloca colloca collocate in, in territori diversi, come l'aeroporto, gli aeroporti a Fiumicino e a Ciampino o il porto che è collocato a Civitavecchia. E anche perché negli ultimi decenni l'area coincidente con la vecchia provincia ha assistito a un riequilibrio progressivo della residenzialità a favore dei comuni limitrofi, soprattutto quelli di prima fascia, non accompagnato da un riequilibrio delle opportunità di lavoro, di studio e nemmeno da un potenziamento dei sistemi di mobilità pubblica. Del resto, se c'è un tratto che accomuna tutte le grandi capitali moderne, è proprio quello di essere al tempo stesso città speciali, e città normali speciali per le funzioni che vi si esercitano normali per la necessità di assicurare ai propri cittadini servizi comparabili per quantità e qualità a quelli che spettano a tutti i cittadini degli altri comuni in una normale dimensione di autogoverno locale dopo l'aggiornamento costituzionale del 2001 per trovare una prima sintesi di tutte queste due esigenze dobbiamo arrivare alla legge dell'aprile del 2014 sulle aree metropolitane, che a Roma Capitale dedica tre articoli che assegnano allo Statuto della città metropolitana il compito di disciplinare i rapporti tra la città metropolitana, il Comune di Roma e gli altri comuni garantendo il miglior aspetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere, quale sede degli organi costituzionali, delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, lo Stato Vaticano, le istituzioni internazionali, affermando il principio che l'assetto più efficace di una moderna città capitale è il risultato della convergenza di responsabilità tra i vari livelli istituzionali. Stato, Regione, città metropolitana. Lo statuto adottato dalla città metropolitana di Roma alla fine del 2014 ha indicato senz'altro questa prospettiva, anche se in funzione di un percorso amministrativo che avrebbe dovuto concludersi a scadenza naturale nel 2018, con la fine del mandato del sindaco di Roma. Le cose, come ben sappiamo, sono andate in modo diverso. Non avrebbe senso oggi affrontare il prossimo voto amministrativo per Roma sulla base del vecchio assetto istituzionale, che ha ampiamente dimostrato di non funzionare, a prescindere da chi è alla guida della città. A quasi 50 anni dalla prima sperimentazione sul decentramento, oramai siamo giunti ad un livello di criticità che difficilmente può essere risolto facendo ricorso ai normali strumenti. Bisogna cogliere l'opportunità offerta dall'istituzione delle città metropolitane per realizzare in modo compiuto il cambiamento che serve a questa città. Smettiamola di parlare di decentramento. Al governo, al Parlamento, alla Regione chiediamo un impegno forte quello di mettere in mano in modo strutturale all'architettura istituzionale del sistema di governo della capitale per dare finalmente a Roma una prospettiva certa. Questa città deve poter funzionare. È indispensabile ridisegnare la distribuzione dei poteri, delle funzioni e delle competenze tra la città metropolitana, il comune e i municipi. Il Campidoglio non ha l'organizzazione sufficiente per governare i grandi processi che inevitabilmente valicano i suoi confini, come i trasporti, la pianificazione del territorio, il ciclo integrato dei rifiuti, mentre al contrario la città è troppo estesa e complessa per poter pensare di governare da un unico centro anche i servizi di prossimità, dal sociale alla cura del verde dalla manutenzione delle strade a quella delle scuole, che sono poi le cose che fanno la differenza nella qualità della vita delle persone. Per questo motivo, sì, va detto, il comune di Roma va sciolto e la città metropolitana, che oggi è poco più di una scatola vuota, deve diventare l'ente che assolve alla guida dei processi di area vasta acquisendo competenze dalla Regione e sostituendosi al Comune di Roma. I municipi devono diventare nuovi comuni urbani della città metropolitana, con funzioni e responsabilità equiparate a quella degli altri comuni italiani, superando una volta per tutte questo antistorico ibrido rappresentato dai municipi di Roma, vere e proprie città per dimensioni e numero di abitanti, ma con poteri uguali a quelli delle vecchie circoscrizioni. Le idee ci sono. Esistono ben tre proposte di legge di altrettanti parlamentari del Partito Democratico, Tocci, che saluto che è qui in sala, Causi, Roberto Morassut, che giacciono nei cassetti del Parlamento. Chiediamo ai parlamentari romani, a tutti coloro che hanno a cuore il destino di questa città, di lavorare ad una proposta di nuovo modello per aprire una nuova stagione di governo per Roma e per il suo territorio metropolitano, dopo le difficoltà e gli errori di tutti noi che abbiamo fatto negli anni passati. Grazie. Allora do la parola a Giuseppe Clementino. Che ho bisogno delle slide però per... Eh, e ora ce le danno. E incredibilmente Perché funzioneranno. Che non so come le vorrei muovere io ma non, non so. Ora ci dicono tutto. Ora. Eccoci. Ci chiede un secondo. Arriva anche il telecomando. E quindi... Funziona. Allora, ehm, io ho l'ingrado co compito di eh, annoiarvi con un, tantissimi numeri e quindi cercherò di essere come dire, breve per non affliggervi. Eh, perché pensiamo che eh, avere una discussione guidata da eh, dati, un po' come ha iniziato a fare anche Tatiana, dando appunto dati a, di tipo amministrativo sulla governance, sia il modo più corretto per appunto guidare una discussione di questo tipo, cioè dare un'adeguata base dati sul eh, tema città metropolitana di Roma. Questo lavoro, che abbiamo intitolato con il titolo Numeri romani, è stato fatto grazie al lavoro congiunto di un gruppo di lavoro con l'assessore alle politiche ambientali Anna Vincenzoni, il consigliere del primo municipio, collega architetto Roberto. Morsiello e Francesca Iacovoni che oggi è assente per motivi familiari. Bene, eh, credo che si faccia così. Non so come si fa. Dove lo devo puntare? Arriva il tecnico. Come hai fatto così? Ecco, allora, no. allora la città metropolitana di Roma Capitale è, diremmo una banalità, è enorme, è grandissima e sicuramente... Uno degli enti territoriali più grandi, eh, direi pure, del mondo, d'Europa, d'Italia certamente. È un'area, eh, come diceva prima anche Sabrina, è un'area territoriale mh, eh, di carattere regionale perché ha 5.363 km2, che poi faremo i confronti e vi faremo capire a quanto corrispondono questi. Migliaia di chilometri quadrati, ha 4.340.000 milioni 340 erotti abitanti. È senza dubbio la più grande area urbana del Paese. Conta oltre Roma Capitale 120 comuni più piccoli, l'area metropolitana, e vi abita l'80% della popolazione laziale, la popolazione del Lazio è di 5 milioni e 8, quindi 4 milioni e 3 sono gli abitanti della sola città metropolitana. Roma Capitale è il comune già esso stesso più grande d'Italia con 1.287 km2 pensate che il secondo è Ravenna che ha il secondo comune d'Italia è Ravenna, altra capitale storica eh, italiana con la metà della, dei km quadrati, poco più di 600 km2 e quindi è ampiamente il comune più vasto d'Italia Roma Capitale è, è abitata da 2.800.000 abitanti e ogni giorno si muovono nella nostra capitale più di 1,3 milioni di cittadini per studio o lavoro. Qui non sono calcolati i eh, turisti, in quanto tale. Ci sono 200.000 persone che si spostano ogni giorno dall'interland diretto del Romano verso la capitale, quindi dal solo, dai comuni di prima e seconda fascia verso la capitale. Si muovono 200.000 persone ogni giorno. Eh, ah, mi scusavo di dire che questi dati sono tratti dal primo rapporto statistico della, eh, del comune Roma Capitale, eh, un rapporto statistico pubblicato alcuni mesi fa. Eh, ci sono circa 150.000 persone che ogni giorno entrano a Roma anche provenienti da altre province o regioni. Eh, la popolazione straniera, quindi regolarmente registrata e residente, a Roma è pari a 365 mila abitanti e quindi eh, corrisponde al 12,7% della popolazione. La media italiana è 8%, quindi qua siamo ampiamente superiore alla media italiana. Eh, considerate che ci sono realtà di provincia che hanno solo il 3-4% di, eh, di cittadini stranieri. Per popolazione straniera intendiamo tutti, anche molti europei che vivono, eh, quindi cittadini comunitari che vivono a Roma perché hanno prediletto come loro residenza a Roma e quindi non solo per ragioni di lavoro, ma anche per scelta. Eh, è una città sicuramente regione, la possiamo definire tale, è una città metropolitana che equivale a una città-regione, quindi una tipologia precisa, perché qui c'è questa. Mh, una rappresentazione poco leggibile che fa capire che i territori delle altre dieci città potrebbero entrare comodamente dentro il territorio della uh, città metropolitana. Cioè dentro la realtà metropolitana ci entrerebbero benissimo Bari, Genova, Catania, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Palermo, che capirete bene sono tutte grandi città che hanno un territorio infinita non infinitamente, ma insomma abbastanza più piccolo dell'area uh, dell romana. La città-regione, che comprende 120 comuni più il comune Roma Capitale, è così costituita. Eh, 29 comuni sono direttamente confinanti, sono i cosiddetti comuni di prima corona o prima fascia o di cintura metropolitana. E questi hanno 750.000 abitanti, no? oltre ai 2.800.000 che vivono a Roma. 25 comuni sono di cosiddetta seconda corona metropolitana, 66 sono comuni interni confinanti con le province contigue e molti di questi sono anche piccoli comuni. Il 21% addirittura dei comuni eh, dell'area romana hanno meno di mille abitanti, cioè nella fascia più esterna ci sono piccoli comuni collinari o anche montani, no? che sono piccoli, sono cosiddetti piccoli comuni eh, di area rurale. E, dal, dal 1981 al 2015, quindi stiamo parlando di solo degli ultimi 14 anni: eh, la popolazione dell'Interland romano è aumentata enormemente. Eh, Pensate solo che il 72% è l'incremento registrato nei comuni di prima corona, cioè nell'interland complessivo e nei comuni di prima corona, quindi quelli direttamente confinanti, tale incremento addirittura raggiunge il 92%. Quindi possiamo dire che i 20, erano? 29 comuni? Eh, sì, i 20... Nove comuni confinanti hanno avuto un aumento della popolazione nell'ultimo quindicennio, hanno raddoppiato la popolazione in pratica. Questo capirete bene è un problema enorme anche per quei comuni per poter reggere, perché questo è un cosiddetto fenomeno di... Lo chiamano di spillover, no? quando, la, la, um, quando la birra esce fuori, no? eh, o c'è comunque un, un certo quantitativo di popolazione che non è contenuto per vari motivi all'interno di un'entità amministrativa. C'è lo sprawling urbano che porta eh, no? questa persona ad andare fuori, anche a costruire le proprie residenze fuori, quindi, o comunque trovare residenza fuori dal comune. Questo fenomeno di, eh, a Roma è, eh, ha un valore che è il 92%, cioè negli ultimi 15 anni il 92%, oh, cioè questi comuni di prima fascia hanno, hanno subito, insomma, hanno avuto eh, un, un raddoppio di popolazione, con problemi notevoli sui livelli essenziali di servizio, che ovviamente non, non, non sono più quelli che erano magari garantiti quando questi comuni erano grandi la metà. Perché non sempre quei comuni sono stati capaci, eh, anche in buona parte delle periferie romane, eh, di eh, seguire eh, con i servizi l'aumento della popolazione e di garantire quindi i livelli essenziali. I confronti. Sì, la, i com, i, la popolazione della città metropolitana è a Roma, per capire eh, la, come popolazione, si avvicina all'Irlanda, che è uno Stato, e alla Croazia. Mentre l'area metropolitana di Roma, è, eh, con i suoi 4.340.000 abitanti, è inferiore solo a Parigi e Londra, che sono ampiamente più grandi. E qui abbiamo Parigi, Parigi addirittura è la più grande con eh, circa 12 milioni di abitanti, credo, ma è anche superiore a quella di Berlino, Barcellona, Madrid e Vienna, che seguono Roma eh, come area. Mentre i confronti nazionali, eh, la città metropolitana di Roma è grande quanto la regione Liguria, la quale ha un milione e mezzo di abitanti e 235 comuni. La popolazione della città metropolitana di Roma si avvicina a quella del Piemonte, che è una realtà con 315 comuni, eh, no. Qua c'è un errore perché Piemonte, la provincia di Torino che ha 315 comuni, la regione Piemonte ne ha 1200 addirittura. Eh, la popolazione sulla città di Roma è superiore alla somma degli abitanti residenti a Milano, Napoli e Bologna, che sono tre grandi aree metropolitane del paese. Questi sono i dati sui 15 municipi romani eh, in cui... Eh, cioè, si vede la, 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 la variabilità dei dati demografici tra un municipio e l'altro. Il range va dai 131.000 abitanti, del più piccolo, che è l'ottavo, paragonabile a Ferrara, che è la trentesima città d'Italia, al più grande, che è il settimo, con 307.000 abitanti, che è paragonabile a Catania, decima città italiana. Il primo municipio, eh, che è il cuore storico della città di Roma, eh, ha eh, come dire, la particolarità di avere oltre ai propri abitanti, di ospitare, come tutti sapete uno Stato estero, che è lo Stato del Vaticano, e anche di ospitare, oltre alla Santa Sede, ben un, una serie di agenzie internazionali quali per esempio la FAO, eh, i cui cittadini non sono direttamente registrati a Roma necessariamente perché godono dell'extraterritorialità. Eh, questa è la mappa eh, dell'area metropolitana e dei municipi al suo interno, eh, dei 15 municipi romani più gli altri comuni. L'istruzione pubblica, ha alcuni dati. Eh, Roma ha eh, ben mille, quasi 1300 scuole primarie e secondarie per un totale di 20.000 classi, si parla di quasi mezzo milione di eh, alunni. E nell'area romana sono concentrate il 4,6% delle scuole nazionali e il 6,7% degli alunni di, italiani. Il primo municipio è sicuramente tra tutti i 15 municipi il più attrattivo, eh, seguito dal secondo, perché eh, le scuole del centro evidentemente sono più appetibili, come lo sono quelle del secondo, per tutti gli studenti romani. Le università, anche qui Roma ha un primato: Roma è il, sicuramente la città col maggior numero di studenti in Italia universitari, quasi 230.000 nell'anno accademico 2014-2015. Come numero di iscrizioni, nell'anno accademico precedente a quello attuale ha avuto 30.000 iscrizioni, seconda Milano e poi seguono le altre. Ma il numero complessivo vede Roma ampiamente sopra tutte le altre, perché poi Milano si colloca al secondo posto, seguita dalle altre, da Napoli, Torino e Bologna. L'offerta culturale, culturale di Roma è, è impressionante, e lo sappiamo tutti. Roma è una città, c'è cioè una guida che dice: One life is not enough, cioè un, non basta una vita per visitarla tutta. È una guida. In, credo, e, e, e qui ci sono alcuni dati solo sull'offerta principale, sui principali musei, e quindi sui musei vaticani, i musei statali, i musei civici, e non vi leggo tutti i dati, ma vi dico solo che il, la principale e maggiore attrattiva è sicuramente costituita dal complesso Colosseo foro romano e palatino, che ha registrato oltre 6 milioni e mezzo di visitatori per un incasso superiore ai 44 milioni di euro pari al 76% di quanto è incassato da tutti gli altri musei statali a Roma. Ehm, vado avanti. Ciclo di rifiuti nell'area metropolitana italiana. Roma è eh, tra le principali città italiane, è, è infatti al primo posto per quantità totale di rifiuti prodotti, seguita da Firenze e Venezia. Perché seguita da Firenze e Venezia? Sono tre città, le cosiddette città del turisdotto italiano. Cioè, eh, questo dato pro capite così alto eh, eh, di Roma è dovuto all'incidenza del turismo. Eh, quindi lo è per Roma e anche per Firenze e Venezia la stessa cosa. Eh, quindi non perché i romani siano produttori di, di rifiuti in sé per sé eh, maggiori degli altri. Roma è in terzultima posizione nel confronto con le 10 città metropolitane. E Roma precede solo due aree, cioè per la, per la quantità di rifiuti differenziati, quindi per le differenziate è al terzultimo. Ed precede solo due aree del sud, ovvero Bari e Reggio Calabria. Questo è un dato particolarmente negativo che col turismo ha poco a che fare e c'è evidentemente una scarsa capacità di eh, trattare i rifiuti e di raccogliere e trattare, eh, eh, di ben operare e gestire la raccolta differenziata. Anche per il quantitativo di, eh, di differenziata pro capita, Roma si colloca nel 2014 in terzultima posizione, ovviamente seguita da Bari e Reggio Calabria. La produzione annua di rifiuti è molto alta, 603 kg pro capite, la media nazionale è ampiamente più bassa, 487 e ovviamente anche qui il dato è dovuto all'alto flusso turistico, c'è cioè una produzione di annua di rifiuti pro capite altissima. L'incremento della raccolta differenziata è passata dal 38 nel 2014 al 43 nel 2015 che su base annuale è un bel incremento. Il costo pro capita della gestione dei rifiuti è pari a euro 162, poi vedremo i confronti con altre realtà. Perché a Parigi invece la produzione annua di rifiuti è pari a 430 kg, a Roma era 603, il 70% però dei rifiuti parigini sono oggetto di recupero energetico e il costo pro capita della gestione dei rifiuti è pari a euro 121 mentre a Roma è 162 euro, quindi ampiamente maggiore il costo romano. Quello di Berlino è invece 388 eh, kg a eh, la produzione eh, pro capite, eh, 430, quindi minore anche a quella di Parigi che era di 430, è circa la metà o poco meno della metà di quella romana. Berlino a 388 kg pro capite e il costo pro capite nella gestione dei rifiuti è pari a soli euro 74, quindi Berlino è molto efficiente e costa pure poco, costa esattamente in pratica meno della metà, secondo i dati di Eurostat, insomma dati certificati, del costo romano. Chiudiamo sui municipi, il municipio più esteso di Roma è il quindicesimo, come forse tutti saprete, con 186 km quadrati, sono dimensioni da, da grande territorio comunale. Il municipio meno esteso di Roma è il secondo con 19 km quadrati e quindi anche qui come con la popolazione c'è un range, una variabilità tra municipi meno popolosi e più popolosi perché si va da 20 km quadrati a 186 km quadrati, come nella popolazione, da 131 a 307. Ehm, la variabilità è ben maggiore nel, nella superficie. Il municipio più giovane di Roma è il sesto municipio. Eh, non abbiamo messo chi è il più vecchio di Roma, ehm, che non me lo ricorda. Ah, è il primo, è il primo. non l'abbiamo messo perché è una reticenza. Lo tutti. Non, voleva, non volevamo. <ride> eh, perché noi siamo della lista civica del primo municipio, eh, esatto, eh. quindi dati negativi sul municipio di Roma Centro li abbiamo tolti. Anche il municipio con il reddito imponibile medio più basso è il sesto, eh, quindi è il municipio più giovane. E stranamente anche quello con il reddito imponibile più basso, chissà perché. Eh, il, primo municipio, il primo municipio ha una dimensione pari a quella del secondo, 20 km quadrati. I residenti del primo municipio sono 186.000, la sua densità demografica è eh, pari a 9.382 km, quindi è una densità napoletana, quella del primo municipio. Eh, quindi un'alta densità e eh, l'imponibile IRPEF eh, va bene insomma qua mi dicono di stringere sì, numero dipendenti del primo eh, municipio spazio, mi sembra importante so. perché li pubblichiamo questi dati eh? così chiudo eh? Giuseppe chiudi queste, per favore ho chiuso ok No, grazie veramente per questo enorme lavoro di raccolta di questi dati, poi naturalmente sarà tutto pubblicato. A questo punto chiederei ai nostri ospiti di raggiungerci qua. Jérôme Courmet e, pre, e Stefan von Dassel, e, che, io lascio il posto a Yolanda assolutamente e Yolanda Buffellini che modererà questa tavola rotonda. Grazie. Prima di tutto grazie, vorrebbe... ah beh, sì. di tutto, eh, grazie a Jaron Comet, eh, sindaco del tredicesimo arrondissement di Parigi e a Stefan Fondassel, sindaco del, di Berlino Centro, da parte della lista civica noi per Sabrina Alfonsi, che ha organizzato questo, questo incontro. E io vorrei, eh, eh, diciamo, ho, ho pensato di proporre ai nostri ospiti più che delle domande precise, perché il tempo è breve, e un, un paio di due o tre temi a seconda della, eh, di, della velocità. Poi so che. Von Das ha un PowerPoint e quindi ehm, eh, vorrei dargli l'opportunità di illustrare ciò che ci vuole raccontare. A brevissima premessa, mi veniva in mente un libro, una raccolta di saggi di un grandissimo storico dell'arte eh, tedesco morto a Roma, eh, Richard eh, Krotheimer. Che raccolse una parte dei suoi saggi in un libro intitolato Tre capitali cristiane. Erano allora Costantinopoli, Roma e Milano. Il che ci fa riflettere su come la vocazione delle città, il loro, il loro ruolo nelle vicende umane cambi. E, e noi stasera parliamo di tre grandi capitali europee di tre grandi metropoli europee. Berlino eh, certamente nell'ultimo quarantennio, diciamo così, non ha avuto il problema ad identificare la propria vocazione di capitale della Germania unificata. Eh, Parigi e Roma, ma anche Berlino, mm. condividono altrettanti problemi. Eh, il, la crescita gigantesca eh, delle realtà periferiche. Per quanto riguarda Roma certamente, sebbene ci sia quella densità che illustrava eh, Clementino prima, eh, però c'è un, nel, nel primo municipio, nel centro, un, un, una fuga dei residenti. E soprattutto dei residenti giovani, una grande densità di edifici anche storici, e poi invece una grande parte della popolazione che vive al di fuori del raccordo anulare. Mi pare che anche la dimensione della grande Parigi proponga stessi problemi, e mi pare che condividano altri problemi come quello della gestione dell'emergenza derivante dall'immigrazione, dai, dai rifugiati ed altri ancora. Adesso io non voglio rubare tempo. E, mh, I temi che io propongo ai nostri interlocutori eh, mh, sono, sono questi, innanzitutto, eh, per grandi linee che cosa pensano della, della, come dire, della vocazione. Nella, nel XXI secolo della città di cui governano la parte principale, proporrei il tema della eh, democrazia e dell'efficienza. Nella relazione di Sabrina Alfonsi, mi pare che questi due temi andassero insieme: democrazia, perché è governo, eh, noi in Italia lo chiamiamo di prossimità quindi di peso dei cittadini, maggior peso, peso e controllo dei cittadini, e però anche di, eh, di, di efficienza e di governo della. E, eh, il terzo tema: eh, siete i sindaci delle parti, di parti più, più, mh, più, più ricche di cultura, di storia, Ehm, di qualità anche di eh, funzioni urbane, la, la biblioteca nazionale per quanto riguarda il tredicesimo arrondissement per esempio eh, ma siete parte, quindi la parte più preziosa di capitali mol, molto grande e siccome autonomia significa bilancio, bilancio significa risorse, quale Qual è, qual è attualmente e quale dovrebbe essere la ripartizione delle risorse fra questi territori felici, diciamo così, almeno fra virgolette, ma io non li penso neanche troppo fra virgolette, e, e il resto della città. Forse possiamo, eh, da chi cominciamo? Eh, eh, vogliamo partire con Stefan Fondasse, sì. il sindaco di Berlino Centro. Ci vorrebbe il... La... Guten Tag and Buongiorno. I'm really awfully sorry that I can't speak your wonderful language, but I have a good message brought from Berlin decentralization works. So, my name is Stefan Vardassel, I'm the mayor of Berlin Mitte, one of 12 um, districts in Berlin. Ok, allora eh, saluta tutti, lui si chiama Stefan von Dassel ed è uno dei mini sindaci delle 12 municipalità in cui è divisa Berlino. Io vi chiedo scusa in anticipo se ci saranno delle discrepanze perché non è facilissimo, però proveremo a fare del nostro meglio sia io sia lui. Speak slowly and then I will yeah. interrupt you yeah, to sure, translate sure, sure. now and then. So, Berlin Mitte means this is my building. Ok, <laughs> questo è il suo ufficio? Cioè, abbiamo detto tutto. Truthfully, it is um, the responsibility of Berlin Mitte. This is this building and not of the government of Germany or the government of uh, the state Berlin. Ah, quindi questo edificio in realtà è di competenza di Berlin Mitte, quindi del suo municipio e non del uh, Uh, governo tedesco il so, um, red one this is us um, Berlin Mitte we have 360.000 inhabitants and this is about 10% of all inhabitants in Berlin okay. il suo municipio raccoglie circa il 10% della popolazione di tutta la città 360.000 persone about 40 uh, square kilometers mm -hmm. Oops. And in contradiction to Rome, even the center of Berlin is increasing. We uh, gain about five to 8,000 people uh, every year okay. um, without refugees. Ok, quest, eh, lui dice che eh, in contrasto con quello che succede a Roma, il centro di Berlino invece ogni anno aumenta la sua popolazione di 5.000-8.000 unità senza considerare i rifugiati. But um, Berlin city is not only the home of near every ministry of uh, all embassies of uh, many culture uh, museums, it is also the home o um, many people who, uh, depending on welfare. Quindi dice che in realtà in Berlin Mitte vivono anche molte persone diciamo normali. In condizioni normali, e anche diciamo, in situazioni di necessità di, 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 di essere assistiti dal sistema sociale. E non solo ambasciate, istituzioni culturali. Insomma, quindi è un luogo vissuto. And, um, we are a questo that that in Berlin Mitte are foreigners or have background Ok, questo grafico mostra come sia un municipio ricco di diversità: quindi più del 50% sono persone con radici di altri, di altri paesi, il 28% sono stranieri e il 18% sono invece tedeschi. Si. No, ma, scusate, si. Vero. So how do we manage the administration in Berlin and in Berlin Mitte? So we have a state parliament um, with budgeting rights for every state issue. That means uh, city management, police, teachers, justice, waste management, public transport. Okay. And then we have uh, district parliaments, 12, because we have 12 districts with local budgeting rights. And um, one third of the budgeting of Berlin is, uh, in, is located in the district. So two thirds is um, on the teachers, waste management, taxes, whatever. And one third is our part of the cake. Ok, allora lui dice che c'è un'amministrazione che potremmo paragonare diciamo a Roma Capitale per intenderci, che gestisce due terzi del budget per coprire i costi di quei servizi, quindi city management, polizia, giustizia, tasse, insegnanti e gestione dei rifiuti. Un terzo del budget della città è suddiviso tra i 12 municipi. That means we have money for citizen center, local parks, social welfare, school buildings and every kind of district representation. E con questo terzo loro gestiscono i centri dei cittadini, il verde locale, il welfare, le scuole intese come edifici e tutto ciò che ha a che fare con la rappresentatività gli edifici di rappresentanza del municipio. So why are we such a decentralised um, state or city? Um, the answer is it's not just because our government likes to share uh, power with uh, local authorities. It's um, a kind. It's in our constitution, the constitution of Germany, in the constitution of Berlin, and in the constitution of the European um, Union. He says that. A loro diciamo piace molto questo modello decentrato eh, perché fa parte della loro costituzione, però lui dice che fa parte sì, della costituzione tedesca, ma in realtà è anche riconosciuto come valore dall'Unione europea, questo discorso del decentramento e della sussidiarietà, so the, the, the centralized uh, issues, and the small ones. Decentralized. Okay, quindi c'è da una parte una gestione centralizzata e da un'altra una gestione decentralizzata. Quindi le due dimensioni coesistono. Yes, si. and this is the reason uh, I already talked about. It's a treaty of European, European Union, and that means um, logical conclusion of subsidiarity principle. Everything what you do, you have to ask if a local authority could. Do it esatto, cioè lui dice che loro praticamente agiscono in ottemperanza all'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea sulla base del principio di sussidiarietà, cioè nel domandarsi sempre che cosa possa fare o se diciamo, l'autorità locale più prossima ai cittadini non possa risolvere meglio determinati problemi piuttosto che invece istituzioni pubbliche più distanti dai cittadini. And the thoughts of the people who made the German on the Berlin Constitution is the same, like the people they make the European Constitution. It's um, subsidiarity, increased proximity to the citizens, and that means democracy. Okay, and e clearly, temperance the principle of subsidiarity. Significa aumentare la prossimità i livelli di prossimità delle pubbliche istituzioni rispetto ai cittadini e questo implica un aumento di democratizzazione. I would like to give you five, another five reasons why I think decentralization is already is, is a good way of organising work in even in major cities. It's a better citizen politician relationship. Lui adesso qui ci dice cinque motivi per i quali secondo lui il decentramento rappresenta una opportunità per le città. Il primo motivo è che tramite il decentramento si realizza una migliore relazione tra i cittadini e i rappresentanti politici. We all know in tutta Europe, even in Germany, the gap between normal people and um, political, political uh, actors diviso. The confidence in political attors um, is not increasing, so we have a big, um, Dice che anche in Germania c'è il problema diciamo, dello scollamento del rapporto di fiducia tra cittadini e rappresentanti politici, e che quindi questo è un problema che in questa maniera si, si riesce in qualche modo a contenere meglio. That means we have to find a more e um my administration um, consists of 2500 people so you may say this is too big to have any transparent administration uh, lui dice che col decentramento in realtà i processi amministrativi sono più trasparenti anche se la sua amministrazione conta 2500 persone il che potrebbe implicare una mancanza di trasparenza but we have so For one example, um, cutting trees, felling trees. We have a really small team who's responsible for this. And these people are known, and everybody in Berlin Mitte knows if he is interested how that works and why a tree has to be cut. Um, he, has a f he has a face, he has a phone number, and um, it's not an anonymous uh, power who's cutting trees, it's people who can uh, give the reason why they're doing it. Lui dice che queste 2.500 persone sono organizzate in piccoli gruppi a seconda delle responsabilità e dei compiti che hanno, ma questi piccoli gruppi sono molto vicini alle persone. Faceva l'esempio di quelli che tagliano gli alberi, che diceva sono conosciuti quasi personalmente dai cittadini, che conoscono le loro facce, il loro numero di telefono e hanno un contatto diretto con queste persone. <ride> Well, it doesn't, work all, it doesn't work all the times, but <laughs> sí. in normal it works. <laughs> <laughs> so, um, one reason for decentralization is we have a closer supervision of projects. That doesn't mean if we build something that goes. Uh, than if the lui dice che il terzo elemento è una maggiore possibilità di supervisionare eh, la gestione e la realizzazione dei progetti questo non significa che loro sono più bravi o più veloci eh, del governo centrale chiamiamolo così per capirci però hanno comunque una maggiore possibilità di controllo su quello che fanno, eh, sia pure appunto con le difficoltà, per esempio, menzionava la costruzione degli edifici scolastici. Sì, ma per esempio, abbiamo big problems with homeless, addict, drug addicted, alcoholism in, in park areas. Quindi, so, um, se vedo il problema, posso fare. very fast uh, uh, program with police with social workers uh, maybe with the churches and we can try to solve the problems and we are very close to the problems and we can change the project we can strengthen it or we can cut it if it doesn't make any sense so we are very close to the problems C'è un problema per esempio di senza tetto o di persone con problemi di droga che occupano spazi pubblici, di verde pubblico e quello che succede è che però eh, tramite i servizi sociali e la polizia loro riescono a intervenire immediatamente, cioè hanno il controllo immediato di quello che succede in queste aree e hanno anche la libertà eventualmente di cambiare. Anche progetti in corso se si uh, rendono conto che non funzionano o che non rispondono ai bisogni uh, della popolazione o di questi particolari gruppi sociali. Um, that means if I can react very fast, I have a more price allocation of resources. A programme won't for won't go for years and costs millions because I can really um have the supervision of the project il fatto di avere la supervisione eh, dei progetti, di poterli controllare così da vicino fa sì che anche l'allocazione delle risorse sia molto mirata, molto precisa e molto controllata. So and that means everybody has knows uh, who's responsible. It's me. So if you don't solve the problems, uh, it's not an anonymous power, it's the mayor of Berlin Mitte. And that helps me to, um, to keep on working on the pr problems, and it, ki it helps the people, the citizens of Berlin-Mitte, um, to know who is really responsible. Una chiara distribuzione dei compiti significa anche una chiara distribuzione delle responsabilità. Quindi lui dice le persone sanno chiaramente chi è responsabile di quello che succede. Nel, nel suo municipio, praticamente eh, lui ha detto: Ci metto la faccia, nel senso conoscono la mia faccia e sanno che eh, sono io responsabile di certi procedimenti. Quindi, ovviamente, la prossimità porta anche una maggiore responsabilità. Yes, ma sicuramente non tutto funziona, non tutto funziona in Berlino. Um, Sometimes we have unclear distribution of responsibility. Um, you talked about the schools, it's the same problem in Berlin. Um, we had a responsibility for, for teachers in every district, and then the federal government said that makes no sense, we don't need 12 different ways of education. Sta cercando di tirarci su il morale, dicendoci che non, non tutto funziona a Berlino, che ci sono delle cose che non vanno benissimo. E una di queste è che a volte anche loro si confrontano col tema della eh, non chiara distribuzione delle responsabilità e faceva l'esempio della scuola, perché anche prima, quando io gli raccontavo quello che voi stavate dicendo, lui diceva anche da noi per le scuole c'è qualcosa di simile quindi una sovrapposizione di competenze o una divisione di competenze non sempre chiarissima Yes and now it's responsabilità um, responsibility for the education for the teachers is by the uh, state government and the responsibility for the buildings for the houses is uh, with us and that doesn't make any sense Okay, lui dice che è senza senso il fatto che loro come municipio gestiscano gli edifici scolastici, mentre invece gli insegnanti sono gestiti dalla diciamo Roma capitale del caso. Come abbiamo visto prima, infatti, la città aveva tra i suoi due terzi di budget per coprire spese aveva gli insegnanti a carico, quindi gli insegnanti sono a carico della città.

So um, that means we have two competitions, and uh, that, is doesn't th that is not so good. And um, we have 12 districts, and sometimes we have the same problems. So um, the result of 12 districts is 12 districts try to solve the problems, normally or sometimes uncoordinated, and they do all the same work. Quindi oltre a questo problema di competizione tra agenzie diverse, tra enti diversi, i 12 municipi a volte si trovano ad affrontare problemi simili parallelamente ma senza coordinamento tra di loro e questo è sicuramente un aspetto che ritiene negativo, quindi questa mancanza di coordinamento in alcuni casi. E questo significa che a volte le persone si muovono da un and then they say well it's moving just from one country to another country in cases so this is a risk that uh, you have to be aware of if you have too much decentralization Questo è molto interessante per noi lui dice che un eccesso di uh, decentralizzazione può portare a modalità operative anche molto diverse tra un municipio e l'altro e a volte persone che si trasferiscono, impiegati che si trasferiscono da un municipio all'altro, riferiscono che le modalità operative sono talmente diverse che sembra di andare in un altro paese. Quindi ovviamente il decentramento porta chiaramente anche una diversificazione forse eccessiva di modalità operative. does what and um, with uh, what uh, resources? you need communication and cooperation and uh, you need the willingness to reform if you see that something doesn't work and you need the willingness of communicate and cooperation. but uh, political issues can't work if you are not willing uh, to communicate and cooperate. Per far funzionare il decentramento, secondo lui, i requisiti sono questi tre. Una chiara distribuzione delle responsabilità, quindi chi fa cosa, la volontà di riformare, quindi di, di, di eh, promuovere riforme, ma... Poi ha sottolineato di nuovo il secondo punto, la volontà di comunicare e cooperare, senza quella non si riescono a realizzare neanche gli altri due punti, quindi tutto il processo si basa da quello che capisco secondo lui sul secondo punto, comunicazione e cooperazione. La sentence um, decentralization isn't a guarantee that you solve every problem. That on that on the of the Il decentramento in sé non è la soluzione a tutti i problemi, non è la garanzia uh, che si possano risolvere tutti i problemi. Molto dipende dalle risorse e dalla qualità dei decisori politici e degli amministratori. But you have the guarantee that you are very close to the people and if you can't solve the problem as the people want at least they understand how complicated it is to find a solution that fits for everyone thank you very much però al tempo stesso c'è il vantaggio di essere comunque molto vicini alle persone e anche se non si riescono a risolvere tutti i problemi però si può capire quali siano i problemi e si può cercare di arrivare ad una soluzione e vi ringrazio yeah molto grazie Alors, molte grazie Stéphane von Dassel et de l'intéressantissime contribution. Et je donne directement la parole à Jérôme Coumet, comme je disais, au syndicat du 13e arrondissement. Merci beaucoup. Je vais me présenter à mon tour. Donc, je suis Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de, de Paris. Il y a 20 arrondissements à, à Paris. Le président de ce qui est défini comme le Rondissime, le municipalité, le troisième de Paris. À Paris, il y a 20 municipalités en total. Pour ne pas rallonger les, les propos, parce que nous rencontrons à peu près tous les, les mêmes problèmes et les mêmes difficultés, euh, je vais essayer de, de synthétiser ce que, ce que je vais dire.

l'allargamento delle città pone il problema di un distacco, tra, soprattutto nella maniera in cui ci riportiamo i cittadini che si sentono lontani da, da, da come le città gestiscono e amministrano questi grandi territori e prendono decisioni. noi viviamo in en effetti fait tutti due movimenti contradictoire. cioè à dire, on doit étendre le ville e le istituzioni e un duo le resserre così per avere più relazioni con i cittadini. Viviamo questa doppia realtà della necessaria dimensione della città che si va sempre a estendere con essa le istituzioni che vanno anch'esse rispondendo a questa estensione delle città, ma allo stesso tempo la necessità di cercare di rapportare verso il centro per cercare di riconnettersi con i cittadini. A Parigi noi abbiamo stato de créer une nouvelle institution qui s'appelle la métropole du grand Paris pour étendre les frontières de Paris qui était réduite à 2 millions d'habitants et de créer une métropole à 10 millions d'habitants entre la région et la ville. avez créé vous avez créé, euh, pardon, vous avez créé un, un institution on a créé une institution, une institution entre institution, la région la, la région c'est 12 millions tra la, tra la, la métropole c'est 10 millions. Dans des frontières réduites. Et la ville de Paris, en gros, c'est 2 millions. Et l'arrondissement, le mien, c'est à peu près le même que le vôtre, c'est à peu près 200 000 habitants. Et on a donc un double mouvement où il faut déléguer des pouvoirs à un niveau plus large pour coordonner un certain nombre de difficultés, les transports, le logement notamment. Ok. Uh, okay. Le interventioni economiche e poi un movimento où on decentralise verso i responsabili locaux e verso i cittadini. Come è stato detto prima, anche nel caso di Parigi ci sono uh, due direttrici: una che tende appunto a, a dare dei poteri che siano di coordinamento rispetto a delle problematiche che interessano trasversalmente uh, le aree più uh, centrali e locali e quelle più uh, periferiche, come per esempio i trasporti. Et stesso tempo la nécessité, però de décentraliser. Et donc, la difficulté en ce moment, c'est de répondre à ce double mouvement contradictoire déléguer des pouvoirs à un échelon plus large et déléguer plus de pouvoirs à un échelon plus réduit. La difficulté est proprio questa di muoversi rispetto a queste due necessità che sono eh, tirano in posizioni eh, in direzioni opposte. La nécessité de déléguer à manière à un niveau général, plus ample, et à la même temps de déléguer des pouvoirs qui répondent à la nécessité des citoyens à un niveau local. À Paris, on a constaté, donc, euh, à la différence de ce qui se passe euh, en ce moment à Rome, que le, les maires de Paris successifs ont accepté de déléguer beaucoup de pouvoirs supplémentaires au niveau local. Euh, des, des circonscriptions au niveau de, de chaque arrondissement al contrôle di quello che della realtà romana e i sindaci del dei parigi hanno invece trovato che fosse meglio delegare più poteri a livello locale car quand un citoyen n'est pas content il va engueuler stéphane sabrina moi même <laughs> Per cui eh, avendo questo, questa maniera di... Esatto, i cittadini scontenti possono direttamente andare dai responsabili, avendo questo dele, questa delega così eh, stretta a livello locale. E il problema deve sorregliarsi alla vitesse da un tweet o da un messaggio su Facebook? Okay. <ride> Et la vélocité de réponse viage ormai au niveau des di, di social media, de Facebook Voilà, mais de manière plus, plus générale, euh, les citoyens veulent être informés et associés, et tout cela se fait forcément au niveau de chaque arrondissement les conseils de quartier, les réunions publiques d'information, les concertations sur l'urbanisme. Ok. Il, cioè, necessariamente questo avviene perché necessariamente i cittadini vogliono essere informati e vogliono avere dei canali di comunicazione più stretti e, ed essere allo stesso tempo partecipi dei processi decisionali, e, e questo avviene attraverso i consigli di quartiere e, e altri eh, fora dove appunto i cittadini si ritrovano per prendere delle decisioni. Pour ne pas être trop long, je vais vous parler d'une innovation parisienne. D'autres villes le font, mais pas à cette importance. C'est le budget participatif, qui est un, un moment intéressant pour dialoguer avec les citoyens. En particulier, adesso ci nous di de celle qui un est une expérience innovante, si bien elle a été prise dans d'autres contextes, mais innovante par rapport à la situation de Paris, et qui est celle du budget participatif, du bilan participatif. C'est des éléments de budget assez importants, limités par rapport à l'investissement de, de la ville, mais c'est quand même des, des sommes assez importantes. Donc il y a 30 millions au niveau du budget participatif parisien et 64 millions au niveau qui sont donnés aux arrondissements pour pouvoir faire en sorte que les citoyens s'expriment au niveau local. Ok, eh, sebbene rispetto al totale del budget, eh, non, diciamo ci sia una notevole differenza, comunque una buona parte delle somme importanti che adesso sentirete. Sont, donc, données pour ces bilans participatifs. Au niveau général de Paris, on parle de 30 millions. 30 millions au niveau parisien, eh, parisien. Et, et le double au niveau des arrondissements. Et le double au niveau des uh, arrondissements. Chaque arrondissement décide de combien il donnera euh, de pouvoir aux citoyens, combien d'euros ils vont mettre. Et pour que ça soit très incitatif, la maire de Paris a décidé que chaque arrondissement, quand il mettait un euro, la ville de Paris rajoutait 2 euros. Et donc on multiplie par, par trois l'investissement. Euh, quand on met un euro, on en a trois. Alors en partie donné par la ville de Paris, Voilà, et pour inciter les arrondissements à mettre de l'argent sur le budget participatif. Alors, pour ogni parte du bilan, il y a un cofinancement pratiquement. Une partie est par le municipio et une partie est donnée de dal, la città de Paris. Pour ce qui concerne mon arrondissement, moi j'ai mis la barre le plus haut possible. C'est 6 millions d'euros chaque année. Le cofinanziamento que le 13e municipio, arrondissement a, est de 13. 6 millions d'euros. 6 millions l'année. Et donc là, les citoyens décident de petits investissements. Ce n'est pas je veux créer une école, mais c'est on rénove une rue, on rénove tel équipement public. On met des ordinateurs dans les écoles, par exemple, peu importe. Les projets sont toujours di rispetto a à petits projets, on ne parle pas de la construction d'une école, mais par exemple de mettre, parlant toujours des écoles, des computers dans les écoles, plutôt que de systémer une piazza ou une rue. Il y a donc trois étapes. La première étape, on demande aux citoyens, aux associations, aux conseils de quartier de faire des propositions. proposition qu'il lui formule par internet. Allora, ci sono tre tappe. La prima è si chiedono o ai cittadini, allo individuo di associazioni o di consigli di quartiere di presentare delle proposte di progetto, che si presentano si sottopongono attraverso internet, attraverso il sistema online. La deuxième étape, les fonctionnaires étudient chacune des propositions. Les chiffres regardent combien ça coûte. Regarde si c'est de l'ordre de la municipalité ou non. Et donc on élimine un certain nombre. Et donc il y a toute cette étude préalable faite par les fonctionnaires de, de la ville de Paris. Allora, il secondo step è quello dove i funzionari del municipio in questo caso guardano le proposte che arrivano, e guardano il, il bilancio, il contenuto e guardano poi soprattutto se si tratta di, uh, di questioni, di temi che uh, rientrano nelle competenze del municipio. Noi in parallelo fa un, un travail politico, cioè dire che on demand a chaque conseil di quartier. de retenir un certain nombre de propositions, de les regrouper entre elles pour bien montrer que d'une proposition individuelle, on peut faire une proposition ou des propositions collectives. Et allo stesso tempo eh, questo viene fatto a monte nelle relazioni con i consigli eh, di quartiere si cerca di, eh, aggiung, di arrivare ad un'intesa un tra eh, il cittadino singolo che presenta una proposta o, e l'associazione piuttosto che il consiglio di quartiere che, propone, che eh, presenta una certa proposta cioè di cercare di entregarle per far sì che veramente ci sia una uh, coesione, entre les citoyens, una coesione tra, tra la presentazione delle proposte e la troisième étape è vote. C'est-à-dire que tous les Parisiens, qu'ils soient, y compris les enfants d'ailleurs, on laisse voter les enfants, tous les Parisiens, qu'ils soient Français, étrangers, y compris les enfants, électeurs ou pas électeurs, ont droit de voter dans des urnes, avec des urnes réparties sur tout le territoire, par Internet. On a une semaine de vote, et c'est comme ça que les propositions sont choisies. Allora, il terzo step finale, dopo una prima schematura eh, a livello di, eh, di municipio, si sottopone le, i, i progetti che rimangono, che diciamo, la, 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 escono fuori da questa prima scrematura, alla votazione. Eh, ci sono urne, o in questo caso punti eh, internet, eh, su tutto il territorio del, del municipio, dove tutti, in questo caso tutti, inclusi gli stranieri con residenza a Parigi, possono, e i bambini, possono andare a votare. E che 6 milioni, dont je vous tout à l'heure. on arrête. Donc tous les premiers projets sont retenus jusqu'à on arrive à, à la limite budgétaire. Per cui si vota e il diciamo il limite è dato dal budget stanziato per questa iniziativa annuale sono si 6 millions une fois que s'è arrivati a al limite e il il processo si Si j'ai pris ce, cet exemple et donc je vais conclure là-dessus, c'est parce que je pense que quand il y a une décentralisation L'idée, c'est évidemment de faire en sorte, non pas que les maires d'arrondissement aient plus de pouvoir, mais de, de redonner plus de pouvoir aux, aux citoyens. Et le fait que lui ait scelto proprio questo exemple, eh, nell'ambito l'ambito de cette initiative, è perché eh, vuole allo stesso tempo sì dimostrare eh, l'importanza e, e la bontà e la, e la necessità della centralizzazione, ma decentralizzare non vuol dire soltanto appunto, maggiore efficienza amministrativa, ma soprattutto ridare, come ha detto anche il, il sindaco di Be Be Berlino Centro, eh, di eh, ridare quel potere ai cittadini. Eh, Et je vais conclure par cela, je partage totalement le combat de Sabrina Alfonsi, car il s'agit non pas, encore une fois, de prendre du pouvoir supplémentaire, mais c'est de prendre du pouvoir au niveau le plus proche des habitants, pour ensuite vous le redonner à chacun d'entre vous. Exact. Le syndrome de M. Koumé... Eh, sostiene fortemente l'impegno della Presidente Alfonsi in questo suo impegno ad arrivare a una forte decentralizzazione non tanto eh, perché eh, così eh, la Presidente o chi per lei può eh, avvocare a sé più potere ma perché così può essere poi redistribuito ai cittadini per luttare contro il populismo io penso che il miglior modo c'est de dialoguer et de donner du pouvoir avec les citoyens. Je vous remercie vorrei chiedere a Sabrina presidente Sabrina Alfonsi di commentare euh, comment le considerazioni e le notizie venute dai nostri ospiti. Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare perché in sala sono presenti molti consiglieri municipali, Roberto Morsiello, Sara Lilli, Daniela Spinaci, Alessandra Sermoneta, Giulia Urso, ma sono presenti anche due ex presidenti come Santoro Veloccia e molti ex assessori tipo Emilia Lanave, Eleonora Di Maggio, Vannini. Perché lo dico? Lo dico ringrazi per ringraziare i miei consiglieri, ma soprattutto lo dico perché chi ha governato negli ultimi anni questa città è veramente interessato a questo dibattito. Questo vuol dire che è una necessità diciamo, impellente senza la quale non possiamo eh, proscindere. E, e poi insomma, colpiscono, colpiscono tante cose. Sicuramente a Berlino sono esagerati che hanno 2.500 persone che lavorano per un municipio che ha 360.000 abitanti, ma... Forse noi siamo esagerati dalla parte opposta: che con 200.000 abitanti abbiamo solo 700 persone che lavorano nel municipio. Ci dobbiamo cominciare a porre, secondo me questi problemi perché anche i, i servizi, l'efficienza è quello che quando noi andiamo lì troviamo, eh, eh, è chiaro che se si investe su quel territorio 2500 persone capiamo bene che eh, danno una differenza. Tutti questi che conoscono direttamente chi pota l'albero, ma noi non abbiamo proprio quello che lo pota, quindi cioè, prima di dire che non lo conosciamo abbiamo un tema anche della gestione, lo dico sorridendo, ma è un sorriso amaro come voi capite. L'altra cosa che mi faceva molto impressione è che tutti e, due, tutti e due ritornano, e questa cosa ritornava anche oggi che abbiamo fatto una colazione insieme quando loro sono arrivati, sul tema della democrazia, della partecipazione, anche della eh, lotta diciamo, a questi populismi e quindi a un ritorno di una politica sana con la vicinanza alle persone. Ma eh, la cosa che mi fa più impressione è che anche noi abbiamo la vicinanza alle persone per prendere schiaffi, perché di fatto eh, io non ho più neanche il coraggio di dire non è compito mio, non so come dire, eh, perché eh, delle due luna o noi arriviamo alla riforma istituzionale col decentramento o forse o forse togliamo i municipi, cioè arriviamo a delle strutture sdelle che fanno altro, cioè, io penso che noi siamo arrivati veramente a un bivio eh, importante e quando è stato detto più volte eh, la, ehm, la trasparenza dell'amministrazione. La chiarezza delle competenze vuol dire anche sapere eh, le, i, re, i nomi e cognomi dei responsabili e cercare quindi di avere una risposta di chi te la deve dare. Ecco, tutto questo da noi, da noi in questo momento è assolutamente fantasioso. Cioè paradossalmente neanche noi sappiamo fino in fondo, a volte ci spingiamo oltre, poi ci veniamo anche bacchettati perché non è eh, la nostra competenza. Eh, la partecipazione che ci ha raccontato eh, Jerome è una partecipazione vera i bilanci partecipati sono bilanci partecipati veri, a me faceva impressione che eh, Miriam eh, della eh, scuola di Donato si è trasferita da poco, credo proprio a Parigi e scriveva l'altro giorno su Facebook per la prima volta vado a votare su come diventerà questa piazza quindi raccontava questa esperienza che, eh, che ha eh, raccontato lui e, e, e lei votava. votava, è arrivata da due mesi a Parigi, eh, fa parte del, del, eh, delle persone che in quel momento vivono quella città e quindi hanno la possibilità di esprimere eh, quello che vogliono eh, di, della piazza dove loro abitano. Ecco, io penso che vivere una qualità della vita eh, sana. Eh, con un senso di comunità, con un ritorno anche eh, a una vita, che tu, a uno sviluppo sostenibile. In una grande metropoli è possibile, è possibile se noi abbiamo un eh, ente locale di prossimità molto vicino con tutte le competenze legate ai bisogni primari delle persone dove i cittadini possono interagire completamente con l'ente locale, perché un po' le circoscrizioni, vedo qua persone che hanno fatto la storia delle circoscrizioni quando fare consiglieri circoscrizionali voleva dire non prendere una retribuzione, ma in fondo era l'estensione della partecipazione fino a entrare dentro le istituzioni. Eh, ecco, questo con una eh, riforma di questo tipo e con la possibilità eh, di una eh, vicinanza e quindi che l'amministrazione locale finisce eh, nella partecipazione e nella democrazia diretta e la partecipazione delle persone, penso che sia veramente l'unico strumento. Come dire, questo eh, ascolto di eh, questi miei due omologhi eh, mi dà... Eh, da una parte una, una certezza, da una parte ti verrebbe da dire: Vabbè, dimettiamoci che tanto veramente è troppo. Ma ti dà ancora di più il metro eh, di come eh, questa non è una battaglia velletaria? e alcuni delle persone che sono qui in sala e che sono scettici rispetto alla riforma, perché ne abbiamo parlato, penso che con questo convegno possano capire veramente quando i presidenti di municipio eh, sostengono fortemente la riforma istituzionale per Roma, che cosa vuol dire, perché queste sono... Non, sono, eh, non è detto che sia esattamente così, ma sono sicuramente delle risposte. Allora vi prego i nostri ospiti di rimanere seduti qui. Nel frattempo chiamo eh, Giovanni Figatta Lamanca, assessore, nonché uno di coloro che ha costruito la lista civica a noi per Sabrina Alfonzi, assessore del primo municipio. Scusate, una domanda di una <ride> comunicazione di servizio. Per la tavola rotonda delle domande che facciamo a finire finale dell'intervento di Giovanni adottiamo il metodo di farlo per iscritto, quindi ci sono dei ragazzi in sala che passeranno con dei foglietti quindi se volete fare delle domande potete scriverle su questi foglietti mi raccomando scritte possibilmente stampatello che siano comprensibili da tutti e l'ultima 20 minuti abbiamo la possibilità di fare degli interventi grazie grazie, grazie a tutti e... Il mio intervento è veramente difficile perché ho voluto intitolarlo La riforma possibile o addirittura la riforma è possibile assertivamente. In realtà la riforma è indispensabile, l'abbiamo capito. E la, il governo della città con questa moltiplicazione di cinque diversi livelli di responsabilità e di competenza è davvero un delirio. Ma la riforma non è una passeggiata. Tant'è che si sono confrontate sul campo diverse proposte legislative, le più ambiziose sono quelle che partono a livello costituzionale. E allora ridisegniamo la geografia delle regioni d'Italia, accorpiamo, dividiamo, creiamo la regione Roma, un po' come il Land di Berlino, che è uno Stato federato della Germania e quindi è come una regione del... Pseudo Federazione Italiana. Certamente operare a questo livello risolverebbe dei problemi. Io avevo delle slide, se riusciamo a far comparire qualcosa. Grazie. Va bene, va bene, non fa niente. E operare a questo livello risolverebbe dei problemi di vertice, ma purtroppo abbiamo visto che fare delle riforme costituzionali non è mai una passeggiata. E quindi. L'idea è di provare a capire come si può operare a livello di legge ordinaria, di legge regionale, di statuti della città metropolitana, di statuti di Roma Capitale, per arrivare a un risultato che abbia senso. Mentre aspettiamo che arrivino le slide, poi sarò brevissimo sugli aspetti tecnici. Voglio soltanto aggiungere che questa frammentazione, sovrapposizione di competenze o incompetenze, che è il disastro della governabilità di questa città, è stata anche per l'amministrazione Alfonsi, per noi, una grande opportunità, perché abbiamo scoperto un modo facile di fare politica e dare risposte. Basta riuscire a far parlare tra loro i diversi livelli amministrativi. Se io riesco miracolosamente a far parlare i tecnici della provincia, oggi città metropolitana, con i tecnici del municipio e si riesce a fare insieme il progetto antincendio di un edificio scolastico dove coabitano scuole di competenza paradossalmente provinciale e comunale, incredibilmente si riesce a fare un progetto attuabile che costa la metà e non due progetti che costano tra loro. Se io riesco a far parlare il Comune di Roma con il municipio o il Dipartimento Ambiente con il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Roma, si fanno miracoli, si fanno miracoli soltanto facendo i salti mortali politici per ovviare all'assurda frammentazione delle competenze e quindi da un certo punto di vista risolvere a livello istituzionale di governance della città significa anche poi consentire alla politica un profilo più alto di progettazione del futuro, non di capire se quell'albero che sta sul muro di cinta di una scuola, lo debba gestire la multiservizi appalto dipartimento scuola, il servizio giardini del comune di Roma, o forse il municipio col verde decentrato che però non è finanziato e quindi non può funzionare. Oggi mi è capitato un albero così, l'ho in qualche modo risolto, ma è come sempre, con fantasia e non con capacità istituzionale. Il, la prima slide che vi presento illustra la proposta di legge costituzionale Morassud. Roma capitale diventa una regione, a questo punto si sopprime il livello di città metropolitana evidentemente per Roma come conseguenza di questa riforma, all'interno della regione Roma o della regione metropolitana Roma se volete si può immaginare una suddivisione di comuni, ivi compresa, a valle della riforma costituzionale ipotetica, una suddivisione dell'area urbana dell'attuale comune di Roma in più comuni metropolitani. Eh, come vedete ci sono altri accorp interessanti accorpamenti regionali, interessanti perché a me fa un po' ridere che esista una regione molise che è uguale al municipio primo di Roma. Ma andiamo avanti perché abbiamo visto che la Costituzione... Non si tocca in Italia, guai, chi tocca i fili muore. Ehm, ups, troppo. Prendiamo qualche considerazione sulla proposta di legge Tocci-Astorre. Questa proposta fu immaginata e formulata nell'epoca del commissariamento di Roma e doveva essere un modo per traghettare, per cogliere l'occasione disastrosa diciamo della caduta della, della giunta Marino per trasformarla in un'opportunità per ripensare la città, c'era tutto perché c'era già la città metropolitana, c'era già lo statuto di Roma metropolitana che prevedeva e prevede l'elezione diretta del sindaco metropolitano, sostanzialmente l'idea è di sopprimere il livello comune, e quindi trasformare la città metropolitana nell'ente di raccordo e di esercizio delle competenze che non possono essere suddivise localmente. Abbiamo visto che la razionalità tedesca ha delle soluzioni, magari non sempre indiscusse, su cosa si possa suddividere, ma è evidente che non possiamo spezzettare il trasporto pubblico urbano. Per me è altrettanto evidente che il trasporto pubblico urbano che si ferma alla pur lontana frontiera del Comune di Roma è insensatamente separato dal trasporto pubblico metropolitano o regionale, visto che più di un terzo, l'abbiamo visto, della mobilità che interessa Roma città e poi Roma centro in particolare, proviene non soltanto dal Comune, ma da aree ben più estese. E allora il trasporto, il sistema dei trasporti non può che essere integrato a livello metropolitano, non a livello regionale, eh, comunale. Il comune è troppo grande ma troppo piccolo per certe funzioni. Allarghiamoci un po', allarghiamoci a quello che è già Roma, perché non ha senso che Cesano sia Roma e invece Ciampino no. Ciampino addirittura è senza soluzione di continuità dal punto di vista urbanistico rispetto a Roma. Non ha senso che Acilia abbia una sorte diversa rispetto a Guidonia, tanto per intenderci. Che succede allora? Le competenze non suddividibili passano alla città metropolitana dove si assommano alle attuali competenze di coordinamento non suddivisibili. Su alcune cose potremmo ridiscutere, per esempio l'edilizia scolastica delle scuole superiori alla città metropolitana, delle scuole inferiori. Ai comuni, ma poi quando stanno nello stesso palazzo che abbiamo il condominio senza amministratore di condominio non sappiamo come fare. Forse alcuni ritocchi si possono fare, forse qualcosa si può anche togliere alla città metropolitana per decentrare quello che di fatto è radicato sul territorio, come l'immobile, anche il patrimonio ha senso decentrarlo e non accentrarlo. Ma quello che è rete, servizi di rete, non può che essere coordinato e accentrato. E allora, Svuotiamo il comune portando una certa parte delle competenze alla città metropolitana che già esiste, che ha già i suoi organi, che ha già il suo sindaco, che ha già una legge elettorale a elezione diretta, la cui funzionalità dipende esclusivamente da un piccolo adempimento amministrativo che è la costituzione degli ambiti omogenei dei comuni dell'area metropolitana. D'altra parte le altre competenze che invece sono locali tuttora in capo al comune potrebbero semplicemente essere traslate ai municipi. Fin qui sembra tutto facile e per farlo è sufficiente una, sarebbe sufficiente addirittura una eh, decisione che avviene a livello di città metropolitana, la costituzione degli ambiti omogenei, la assegnazione da parte dell'Assemblea Capitolina attualmente esistente di ulteriori funzioni e competenze ai municipi, un iter che forse neanche avrebbe bisogno dell'impulso legislativo della proposta Tocci che semplificava alcuni passaggi tecnici, ma non era determinante. Diciamo che allora la riforma è possibile, è alla portata di due assemblee elettive locali attualmente operanti. Ma c'è un ma, perché non basta spostare le competenze, non basta, per così dire, sopprimere il comune di Roma perché i municipi diventino comuni. Qui c'è un grosso tema di fondo. E se prendiamo l'articolo 118 della Costituzione, troviamo i comuni tra i soggetti titolari di funzioni amministrative locali, non troviamo i municipi. I municipi come possono diventare comuni? I comuni, articolo 119, hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Questo è il grosso passaggio che non si risolve semplicemente sopprimendo uno dei troppi livelli intermedi, perché rimane il problema di capire quando e come si suddivide in più comuni veri, con entrate e spese proprie, con un proprio bilancio autonomamente gestito, il territorio di Roma. Cioè come nascono i comuni urbani di Roma. Questo è un secondo passaggio e questo secondo passaggio oggi nell'assetto istituzionale, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, spetta esclusivamente alla legge regionale. E allora una legge regionale potrebbe, e anche qui è facile, la Regione esiste, ha un, una sua assemblea legislativa, può facilmente approvare una legge, sentite le popolazioni interessate, dice la Costituzione d'accordo. Per istituire 15, per esempio, comuni urbani. Dico 15 perché è più semplice lavorare sull'esistente, anche l'esistente è un po' irrazionale e irragionevole, con quegli enormi spicchi a raggiera che partono dalle mura aureliane per finire oltre il raccordo anulare. Ma io sono sempre convinto che il meglio è nemico del fattibile. E allora immaginiamo che questo avvenga. Immaginiamo che la città metropolitana assorba le funzioni di Roma Capitale, che Roma Capitale con una semplice delibera di assemblea capitolina che modifica l'attuale regolamento del decentramento trasli le funzioni traslabili ai municipi. Ci manca il dato fondamentale: i municipi diventano comuni. Che succede se i municipi diventano comuni? Attenzione: succede che i municipi diventati comuni urbani non soltanto sono al pari degli altri comuni metropolitani, riequilibrando una situazione che vede Roma a fare la parte del leone in una città metropolitana totalmente sbilanciata, tant'è che oggi il sindaco di Roma è di diritto sindaco metropolitano e nessuno lo sa, neanche lei lo sa, badate. Quello che cambia è il discorso dell'autonomia finanziaria di entrate e di spesa. Risorse autonome, tributi e entrate proprie e quindi i tributi locali, l'Imu per esempio, le imposte sull'occupazione del pubblico, le imposte dell'ubicità, sarebbero destinate a entrate dei municipi, con partecipazioni al gettito dei tributi erariali. E quindi la quota comune, l'addizionale comunale che abbiamo sulle nostre eh, imposte sui redditi andrebbe ai municipi e non più a Roma, attenzione. E poi il fondo perequativo dello Stato. Qui bisogna lavorarci. Qui bisogna lavorarci e qui probabilmente bisogna lavorarci a livello legislativo. Perché la città metropolitana di Roma, come città di comuni urbani. Ha delle esigenze di capacità finanziaria che non hanno a che fare solo col coordinamento di comuni autosufficienti, ma vanno molto oltre. E allora, probabilmente, nell'ambito e nei limiti dell'articolo 119 degli elementi di perequazione che possano in qualche modo ridurre o addebitare alle entrate dei municipi una quota di partecipazione ai servizi di interesse comune, perché i municipi non avrebbero il trasporto locale, bene, ma allora lo pagano. Si può fare in tanti modi, si può fare anche, e questa è oggi l'opportunità offerta dal demenziale sistema delle partecipate del Comune di Roma, che per inciso si mangia quasi tutto il bilancio di Roma Capitale. Si potrebbe fare incredibilmente a livello contrattuale, perché se i municipi con le proprie entrate stipulassero con le attuali partecipate del comune, destinate a diventare partecipate metropolitane. I contratti di servizio ciascuno parteciperebbe in maniera razionale o concordata alla aliquota di servizio che si sviluppa sul suo territorio. Allora, incredibilmente oggi avere a che fare con quei mostri che sono AMA, ATAC. Acea in una certa misura, multiservizi può diventare una grande opportunità se questi soggetti diventano la controparte e non il modo indiretto di gestire in house i propri servizi. È una controparte contrattuale ed è il modo potenziale oggi, senza riforme costituzionali e senza neppure bisogno di intervento legislativo, di per equare il sistema delle entrate a una realtà che non è equiparabile a quella dei comuni con un territorio come dire naturalmente separato dal comune limitrofo. Io penso che ci si potrebbe facilmente arrivare, la riforma è possibile, basterebbe che lo volessero uh, l'assemblea capitolina, maggioranza 5 stelle, la Consiglio della città metropolitana, attenzione: qui la maggioranza non è più 5 Stelle, perché col meccanismo elettorale che ha visto concorrere i rappresentanti dei vari comuni abbiamo una situazione a tre alla pari: destra, eh, sinistra, 5 Stelle. Eh. Sì, esatto, la regione. La Regione lo potrebbe fare, ma la Regione può essere solo chiamata a mettere per così la ciliegina su una torta che deve svilupparsi a monte. E allora oggi il nostro impegno non può che essere quello di sollecitare i nostri rappresentanti nell'Assemblea Capitolina, innanzitutto, perché il percorso di decentramento avviato tanti anni fa, lasciato un po' sulla carta per un po', ma poi attenzione. Drasticamente e tragicamente accentuato negli ultimissimi anni per abbandono, perché oggi il decentramento ce l'abbiamo addosso. Il servizio Giardini ha annunciato che non farà più nulla perché se ne occupano i municipi. Con quali soldi, con quali personaggi, i famosi giardinieri di quartiere? Io oggi ho esultato perché l'albero, il cui ramo stava per cascare sull'ingresso di una scuola, ha le radici fuori dalla scuola. E quindi per fortuna se ne può ancora occupare il servizio giardini. Ho scritto: naturalmente non mi risponderanno. Domani chiamerò l'assessore comunale, vediamo che succede, ma perlomeno posso scaricare il barile. Non è questo fare politica, non è scaricare i barile. Allora il decentramento ce l'abbiamo addosso. Il nostro ufficio edilizia pubblica è dimensionato per occuparsi di vetri rotti, rubinetti che perdono e bagni otturati. Oggi il nostro ufficio edilizia pubblica. Per via di scelte di decentramento tacito per ignavia dell'amministrazione centrale, si trova a dover mettere in appalto 7 milioni di euro di lavori di edilizia scolastica. Per complessivi 20 cantieri, tra i 200 e i 500 mila euro, abbiamo 8 funzionari tecnici che dovrebbero fare RUP, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza. Senza assicurazione perché il Comune di Roma non assicura i nostri funzionari, dato che sono dipendenti del Comune di Roma, non del Municipio. Senza strumenti di progettazione e di contabilizzazione perché il software non ce lo passa il Comune di Roma e non abbiamo la voce nel nostro bilancio. Allora, il decentramento ce l'abbiamo addosso. Ne vogliamo ancora? Sì, anche sì, però attenzione, eh, più accettiamo di prenderci competenze... E più prendiamo gli schiaffi, perché le risposte non stiamo riuscendo a darle e ogni volta che io devo dire eh ma questo non siamo noi, è la Raggi mi viene da piangere prima non lo dicevamo proprio perché era Marino e quindi si copriva per definizione, adesso lo potremmo dire, ma mi viene da piangere, allora è un percorso urgentissimo, perché il decentramento è già arrivato, stanno chiudendo i dipartimenti stiamo restando, attenzione che 25.000 dipendenti più 25.000 le partecipate al Comune di Roma, i municipi hanno complessivamente il 10% di questo. Un miliardo il bilancio del Comune di Roma, i municipi hanno complessivamente il 5% di questo miliardo. Quindi voglio dire il discorso dei 2.500 dipendenti, un dipendente ogni 100 abitanti. Certo sarebbe bello avere un funzionario o un amministrativo, compresi i vigili, quello che avete per ogni 100 abitanti, forse anche troppo, d'accordo, ma certamente questo ritmo di decentramento che sta avvenendo giorno dopo giorno, proprio oggi il Dipartimento, dov'è andata via eh, Sabrina Lombardozzi, il Dipartimento Scuola ci ha chiuso. Comunicato che ci dava 300.000 euro per lavori di manutenzione delle scuole dell'infanzia e 50.000 euro per i lavori nei nidi. Bene. Sempre con quegli otto tecnici dell'ufficio tecnico. Sempre senza un ufficio gare. Allora il decentramento ci sta piovendo addosso. O riusciamo a dare una risposta adesso con questi strumenti che non sono inaccessibili, oppure veramente passiamo dall'ingovernabilità al collasso. Grazie. Fate un allora per le conclusioni, eh, Cristina da Milano e Fabrizio Damiani. Allora, come abbiamo detto, questo è il tempo delle domande. Per ora ne sono state raccolte, ne ho qui cinque eh, altre, e altre qui che abbiamo... Ah, ecco. Grazie, grazie. Allora, abbiamo qui delle domande per il presidente del tredicesimo arrondissement che... Meravolosamente c'è pa che sfortunatamente è dovuto andare via e quindi esatto sarà nostra preoccupazione farle, presentarle al a Messie Cumé e poi di pubblicarle allora qui abbiamo una domanda del signor Concetto, eh, ci chiede quali sistemi sono stati adottati per le entrate, ovvero taste imposte municipali oppure di, eh, oppure di città oppure di tipo misto. E, no. Che è simile poi a una domanda che noi avevamo qui, come funzionerà la ripartizione delle entrate, le entrate tasi del primo municipio saranno di ben altra entità rispetto a quelle di altri municipi. Possiamo immaginare una sorta di ripartizione solidale delle entrate tra i vari municipi, per cui si parla sempre di, di tasse imposte e di entrate. Ma credo che Giovanni è già entrato anche nel, nel tema. Eh, evidentemente i, comuni, i municipi che diventeranno comuni urbani dovranno avere un po' un federalismo. Eh, questo vuol dire che... Mh, ci sono delle entrate che dovranno avere lo stesso livello, eh, ci potrebbero essere delle entrate di livello diverso, perché è chiaro che chi abita in centro storico, in qualunque capitale europea, paga più tasse, paga più tasse rispetto alla proprietà, al suolo, eccetera. La, la ridistribuzione dovrebbe essere una distribuzione eh, federativa, nel senso che è chiaro che il primo municipio non potrebbe tenersi tutte le sue entrate ma dovrebbe ridistribuirle. Ma questo già avviene all'interno eh, delle, delle regioni e tra le regioni. Quindi il meccanismo non l'abbiamo ancora eh, studiato. Però appunto Giovanni lo accennava. Eh, non è che il sesto municipio eh, Torbella Monaca si tiene i soldi nel suo municipio e il primo si tiene i soldi del primo, perché è chiaro che il primo che ha il 70% delle attività commerciali e quindi prende eh, dalla COSAP a qualunque altra eh, tassa mh, n volte di più di altri municipi e poi dovrebbe ridistribuirli. Tanto che noi, io l'ho detto anche nella relazione, quando abbiamo cominciato a pensare addirittura solo le maggiori entrate, perché voi sapete che comunque il comune non incassa tutto quello che dovrebbe incassare e siccome non ci sono i bilanci eh, decentrati, in realtà fino a questa stagione diciamo, i presidenti o i direttori dei municipi non avevano nessun interesse a far entrare i soldi, perché che loro eh, riuscivano a far entrare le risorse o no. Comunque avevano dal Campidoglio un eh, eh, X soldi derivanti dal eh, bilancio eh, comunale. Allora, anche lì la responsabilità, nel, nel momento in cui eh, sei responsabile delle tue entrate, tu ovviamente non solo fai dei progetti per recuperarle tutte, ma anche di produttività. E a quel punto c'hai un'autonomia di bilancio dove entrate e uscite fanno il bilancio, noi paradossalmente vediamo solo le uscite con i soldi che loro ci danno. Io ho girato la domanda a Stefan von Dassel anche chiedendogli come viene ripartito questo terzo del budget, vi ricordate lui ci ha detto due terzi del budget restano al... Alla città, diciamo, e un terzo viene distribuito tra i 12 municipi. Allora, gli ho chiesto come viene distribuito il budget tra i 12 municipi e come funziona appunto la ripartizione poi delle entrate dei municipi. La distribuzione uh, del budget è una delle cose più complicate e penso che sia così complicata che nessuno può dire se è giusto o se or is it unfair che budget the federal government and the state government um, reclaim that this is fair and that the, uh, our districts get enough money to do all our duties Chiaramente il governo federale dice che è molto equa e che ogni municipio riceve quello che deve ricevere per svolgere le proprie attività. Ma perché è così complicato, a volte sometimes più money che otteniamo e a volte otteniamo meno money che dovremmo ottenere, quindi penso che sia quite vero secondo lui però c'è qualcosa che non va nel sistema di distribuzione di questo budget perché dice che a volte si trovano meno risorse di quelle di cui avrebbero bisogno altre volte se ne trovano in eccesso la base è che abbiamo 2500 persone che stanno lavorando per noi abbiamo circa 70 scuole che dobbiamo riparare abbiamo um, circa 100... Uh, where um, acres uh, of green parks, and so you can, um, with, with every duty we have, you can say about how much money we should have. and um, the distribution between the districts um, works um, like um, you are comparing the number of schools, you're comparing the number of um, inhabitants, the number of streets, and so on. and so you get a mix. Um, yeah. I criteri che sono usati sono ovviamente criteri quantitativi, il numero di abitanti de, di questi municipi, il numero di scuole, il numero di metri quadri di verde, e il numero di strade. Questi sono i criteri con i quali viene allocato il budget nei municipi. Yeah. But the main thing is um that we have enough freedom um, to get. Um, inc income um, just by um, managing the parking lots for example so we earn about 10 million euros just by managing the parking lots and um, every every district can organize itself as it wants nearly so um, he can every district can find how um, what is the most efficient way of doing something Il fatto che Kind of. Il fatto che loro siano liberi di organizzarsi gli permette anche di scegliere appunto le modalità con cui, con cui avere, incassare degli introiti. Lui faceva per esempio il riferimento ai parcheggi e diceva che nel suo municipio loro incassano 10 milioni all'anno di entrate dai parcheggi perché sono autonomi nel gestirsi questo servizio. Il sistema è che ogni si So we know exactly how much cost a passport in one district and how much cost a passport to do in another district. And so every district, um, because he just get the average of the cost of the state government, every district um, um, must uh, really um, work, yeah, work on it to be efficient. Eh, il, il fatto che l'amministrazione sia trasparente fa sì che loro sanno esattamente quanto costano i servizi in ogni municipio. Faceva l'esempio del costo del passaporto. Loro sanno quanto costa fare il passaporto nel suo municipio e in un altro municipio e questi dati quindi vengono confrontati e devono essere confrontati con la media diciamo, na nazionale, national level. Eh. State level, ok, a livello statale devono poter confrontare questo dato e quindi ovviamente hanno anche dei vincoli rispetto a quanto possono aumentare i costi poi di questi servizi. No, sì, mi faceva impressione mh, con il che non c'è, quindi parlo anche per. <ride> no, che è questo loro modo di costruire il um, il mini sindaco francese, Jérôme, raccontava per esempio che loro eh, allocano delle risorse che è più legato alla loro politica, cioè noi facciamo il bilancio e poi se avanzano i soldi e mettiamo nella cultura. Allora, no, lì la cultura fa parte delle eh, politiche essenziali e quindi per esempio loro hanno un euro per ogni cittadino residente per la cultura che vorrebbe dire da noi che abbiamo tipo 24.000 euro vorrebbe dire che, che, eh, ci, che eh, ci, eh, sono ci riconoscerebbero 200.000 euro Dieci volte ma soprattutto è la, la, il riconoscere come tutti noi diciamo noi diciamo la cultura non è un superfluo no? è un modo di pensare all'interno de, della costruzione della nostra società e lì viene messo e quantificato, cosa che è da noi proprio è assurda. L'altra cosa che faceva impressione, che diceva già a pranzo eh, Jerome, ma ridiceva lui adesso, è che sono soldi direttamente collegati. E quindi uno ha anche eh, invogliato, comunque a una spiegazione di, coi, di come vengono investiti i loro soldi. Cioè, io pago il parcheggio, ma quei, quei, quel, quei soldi dei parcheggi ritornano a un servizio sul mio territorio. Questa sarebbe una rivoluzione per eh, i romani: perché appunto, invece, tutti i soldi che vengono presi finiscono in questo grande calderone e non c'è nessuna relazione. Tra i soldi che spendi anche quelli della ZTL, parliamo ovviamente del centro storico, eh, quindi di poter entrare dentro casa tua, paghi, la pagheresti volentieri se questo produce un servizio diretto all'interno del territorio. Invece mh, questa cosa è totalmente estranea e eh, quindi mh, questo secondo me all'interno del ragionamento sul decentramento è un asse fondamentale. C'è una domanda molto interessante che... Vi faccio, non so chi l'ha posta, non ah il signor Tocco. Okay. Il problema del debito storico di Roma Capitale: come verrebbe gestito? E eh, poi una domanda che ho già girato a lui: quali sono i debiti dei comuni Roma-Berlino-Parigi per fare diciamo, un confronto? Chi vuole rispondere su come <ride> verrebbe gestito il debito? Dunque, questo è stato uno dei motivi per non fare la legge. <ride> cioè sono vari cioè grandi carteggi dei parlamentari, delle cose che dice no, ma col debito che c'è non si può fare allora, noi siamo destinati a soccombere. Diciamo. Eh, in realtà non è vero, nel senso che intanto il debito è commissariato, e quindi abbiamo già una gestione a parte. Questa gestione a parte ha un rientro di X. Questo rientro verrebbe ripartito di fatto come è ripartito ora. Perché non è che noi avremo un bilancio totalmente decentrato, attenzione! È una concorrenza tra bilancio, come hanno loro, la concorrenza tra bilancio decentrato e bilancio derivato. Ci sono alcune cose che se tu scegli, adesso io non so esattamente come averle, però se tu scegli di avere tutti i eh, parcheggi blu all'interno del tuo municipio, quello che dicevo prima, tu hai pure tutti i parcheggi blu, ma poi hai un ritorno perché quei 10 milioni dei parcheggi, 10 milioni è il mio bilancio del primo municipio, 11 quest'anno. 11 l'anno scorso, 10 quest'anno, loro se sono i parcheggi. Allora, eh, questo, capito? Da il metro, è chiaro che tutti continueremo a pagare il debito della Roma Capitale. Va bene, adesso glielo traduciamo perché siamo coi tempi stretti. tanto lo stiamo pagando. Eh? Eh, eh, Stefano è in disaccordo sulla tua affermazione che il debito sia sempre un investimento. No, certo, anche da noi. Anche da noi. Sometimes, sometimes it's, it's inefficiency. Certo, a volte è inefficienza, beh, certo. E gli ho girato la domanda sul discorso debito, e sul fatto appunto se Berlino abbia debiti come città capitale e se i municipi, come i municipi si relazionano con i loro debiti e con eh, il, la necessità di ripagarli. Um, Berlin ha 58 eight billions of debiti, debt. So that means Berlin is not a rich city. But we as districts uh, are not allowed to make any debts. So um, if we have a deficit, we have to pay it back, because um, the state government gives us less money uh, two years later. So um, this is a cruel but very easy system. Okay, <laughs> But system. We, we, we have. Yeah. Il sistema è crudele, ma semplice. Dice la città di Berlino ha un debito, ma loro come municipi non possono avere debiti. Se li hanno, in qualche maniera li ripagano, nel senso che eh, ricevono meno soldi di budget uh, nel, nei due anni successivi, due anni dopo. you said. That. But okay. um, we have the advantage that all the parliament members of the Berlin Are, are, are voted in the district. So um, they have to um, have good relations to the districts because uh, otherwise in the next election they wouldn't be um, on, the, on, the, on the list again of the parties. So this is a, a kind of um, bargain between the districts and the central organization that works kind of. <laughs> C'è una sorta di patto, nel senso che lui diceva che i politici eletti eh, a Berlino come città vengono eletti dai municipi, dai distretti e quindi in realtà diciamo, se non si comportano in maniera quantomeno equilibrata o equa nei confronti dei distretti poi ovviamente eh, diciamo, rischiano di non essere rieletti. Quindi c'è questa sorta di patto tra il distretto e la città rispetto a questo discorso del... Del, del debito. Eletto, sì, certo. No, 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 assolutamente possibile. sì. Eh, abbiamo ancora dieci minuti prima della conclusione. Eh, eh, vorrei fare una domanda sia a Sabrina che a Stefan. Eh, riguarda eh, la democrazia partecipativa, o meglio, come con quali strumenti poter raggiungere i cittadini e coinvolgerli, in particolar modo eh, sia individui che associazioni che comitati di quartiere. Perché a livello soprattutto nostrano la comunicazione comunque che viene messa dal, dal municipio, dal comune viene comunque percepita in maniera molto debole, cioè come una, una comunicazione debole. So how you engage uh, uh, citizens, association and... Uh, at the the level of, uh, different quarters del of, of uh, the, the central area of berlin and uh, what tools are you using to communicate better to engage better with citizens so a question for both you Ma, dunque noi abbiamo tre problemi secondo me il primo è un problema appunto che riguarda eh, sempre il tema del uh, decentramento eh, nel senso la comunicazione eh, noi non abbiamo la possibilità non so, di avere il sito del municipio come noi pensiamo, come noi vogliamo, cioè, siamo co collegati a un carrozzone che non funziona. E quindi, nonostante ci lavori tantissimo, questo sito non arriva mai a nessuno. Non è un sito che viene utilizzato. Non, a volte ti viene il dubbio se continuano a metterci le cose perché veramente ha una sottoutilizzazione. Anche lì, secondo me, una comunicazione sana, se ritorna a una dimensione possibile, si potrebbe riuscire a farla meglio. Poi, è un problema di consultazione, che è quella che diciamo, noi facciamo: la facciamo eh, su quei progetti che pensiamo possano avere un grande impatto. Eh, però è una consultazione, cioè sono progetti, non so adesso stiamo facendo quello di Piazza Dante dove c'è un progetto della sovrintendenza che potrebbe ricadere in maniera forte sull'uso del giardino di Piazza Dante e quindi su un giardino usato dalla cittadinanza dove si chiede un parere. Mentre non riusciamo a fare la partecipazione, quella vera, perché ci manca tutta la parte del piano investimenti, cioè quando loro chiamano a consultazione, chiamano a consultazione su opere pubbliche, su riqualificazioni, eh, su progetti e, e mettono dei soldi. No? Parigi addirittura li mette a prescindere, ora non so, è Berlino, però loro mettono una parte del piano investimenti, dice noi vogliamo rifare questa piazza, abbiamo i soldi, come la rifacciamo? Noi ci siamo trovati, qui poi sono delle persone che hanno lavorato con il municipio per la partecipazione, in situazioni dove noi dovevamo avere dei soldi, abbiamo fatto la partecipazione, i soldi non sono arrivati e tu hai il ritorno negativo doppio. Il ritorno negativo doppio. Quindi è chiaro che è tutto collegato, no? Perché dicevo prima a conclusione dell'intervento dopo di loro che anche le forme di democrazia partecipata, di democrazia diretta eccetera, sarebbero molto più possibili come la lunga mano di quella riforma istituzionale del decentramento effettivo per, per, questi motivi, per questi motivi perché oggi paradossalmente anche gran parte della partecipazione noi non siamo in grado di farlo compreso il bilancio partecipato perché noi del bilancio non decidiamo assolutamente nulla Dobbiamo chiudere, quindi faccio rispondere lui su questo tema e poi chiudiamo. Um, the good thing in Berlin, or maybe sometimes the bad thing for politicians like me is we don't have to participate with people because they force us to participate. They're very active and um, they have quite clear ideas what we are doing wrong and what should be uh, done in a, in another way. Dice che a Berlino loro non devono spingere tanto per attivare processi partecipativi perché è la gente che vuole partecipare e che li incalza. Ma um, come abbiamo notato, questa è una piccola gruppa di persone e è sempre la stessa gruppa di persone e non sono rappresentanti. Rep però si tratta di un piccolo gruppo di persone che, che appunto è così attivo in termini di, di partecipazione e che non è rappresentativo della popolazione e della società. Quindi pensiamo che la prima parte della partecipazione è l'informazione e abbiamo iniziato a mettere tutti i progetti che abbiamo, da creare un nuovo kindergarten to a chi chi chiude a riabilitare un pubblico. Or to um, make something for all the people into the Internet to just inform what we are planning to do in the next years. Uh, pensa che la comunicazione sia il primo passo per garantire la partecipazione di tutti, e quindi loro informano i cittadini attraverso internet su tutte le iniziative che decidono di intraprendere di qualsiasi tipo esse siano. And after every Project, we just started with it. Um, after every project, we write if we think this is a, um, a project for participation or not. So, if we're building a new kindergarten, we have to because we have so many uh, more children than uh, in a couple of years ago. So, we can't discuss uh, this building a kindergarten with everyone. This must be built. But then we have projects to rebuild maybe a park we said, well, we want to rebuild the park, but we are open for every idea how we can manage it. so we want to give a clear compass what you can decide and how to you can participate and what is still the duty of uh, the local authorities. and you can't um, take the responsibility, you can't, uh, take the responsibility uh, from the authority to the people. Anche loro effettuano una selezione dei progetti sui quali richiedono partecipazione attiva dei cittadini e su quelli invece per i quali decidono loro. Diceva gli asili nido per esempio, è una decisione che viene presa. Eh, diciamo dal municipio perché comunque hanno bisogno di posti nuovi per, per il numero di bambini che aumenta e quindi quella è una decisione che viene presa a prescindere mentre invece per esempio l'istituzione di un nuovo parco o lavori di verde pubblico vengono condivisi con i cittadini ma mettono dei paletti molto chiari su quali siano gli aspetti su cui i cittadini possono decidere e gli aspetti sui quali invece la decisione spetta al soggetto politico yes, How can we participate with, for example, the Turkish families? Um, because um, if, we if we can't uh, do them to participate, um, we can't integrate them. <laughs> e dice che per esempio un problema è quello di far partecipare eh, minoranze etniche, faceva riferimento alla, al gruppo dei turchi per esempio, alla minoranza turca, d'altronde se non partecipano a questi processi non si integrano, quindi per loro questa è una sfida, riuscire a farli partecipare. Penso che possiamo chiudere qui, grazie a tutti.